ogni giorno di soggiorno in queste baraccopoli costava al rumeno 5 euro, già da un esiguo stipendio di appena 25 euro giornalieri, e a questi, questa somma veniva a sua volta decurtata tutte quelle somme che erano necessarie per poter vivere, quindi anche per i beni di prima necessità, dall'acqua al pane alla pasta. E quindi ci troviamo di fronte a degli stipendi veramente ridottissimi. E tra l'altro bisogna segnalare che questi imprenditori, che erano anche caporali, privi di scrupoli, evadevano tutto quello che erano i contributi INPS e i contributi necessari che vengono versati per un lavoratore messi in regola. Non trovare mai accorciatorie, non rivolgersi a nessuno se non lo Stato. Lo Stato è presente, lo sta dimostrando.